Salve a tutti, siamo con Elisabetta Preziosa, oggi qui a Teramo per... Sono venuta a fare uno stage con la società New Gym, sono venuta anche l'anno scorso, mi sono divertita, mi è piaciuto molto, mi sono trovata bene, quindi sono tornata quest'anno. Tu sei giovanissima, hai un palmarès invidiabile penso a molte atlete della tua età e non solo. Com'è nata la tua passione per lo sport, per la trave? Allora, sicuramente ho iniziato a 6 anni, mi hanno portato i miei genitori perché ero troppo agitata, ero una bambina iperattiva e quindi mi hanno portato in palestra. Poi hanno visto che ero dotata e sono andata nelle palestre di alta specializzazione e quindi da lì è partito tutto. E diciamo la tua passione è proprio a livello specifico, no? Tu per coltivarla cosa ci hai messo da piccolina? Magari oggi ti rivolgi a ragazzi che si devono avviare a uno sport. Ma sicuramente, secondo me, più che magari doti fisiche, bisogna avere la testa per poter sopportare, cioè nel caso della ginnastica, un allenamento che è tutti i giorni, 3 ore minimo, anche da bambini, quindi più la testa che magari doti fisiche. Serve un aiuto anche della famiglia? Sì, sicuramente, la mia famiglia mi è stata vicina. Io andavo in palestra lontano da casa, quindi anche solo il fatto di portarmi e riportarmi era un sacrificio comunque che veniva risentito da tutti. Quindi per me l'hanno fatto, io li ringrazio perché sennò mi avrebbero lasciato a casa, quindi meglio così. La tua più grande emozione durante il tuo percorso sportivo qual è stata? Allora, vabbè, le Olimpiadi, che è il sogno di tutti gli atleti. E poi vabbè, la medaglia che ho vinto agli europei, ma anche quelle dei giochi di America, cioè è sempre un'emozione continua. Una delle più strane emozioni è quando anche sono entrata a far parte dell'esercito, che io sono caporal maggiore dell'esercito italiano, che ringrazio perché mi aiuta quotidianamente a svolgere il mio lavoro, quindi se non ci fossero stati loro, ecco, sarebbe un problema. Però il pensiero quando ti hanno messo la medaglia al collo è stato? Ce l'ho fatta. Bella, ok. Senti, un'altra cosa, tu hai fatto, sei stata una delle protagoniste di Ginnaste Vite Parallele. Cosa cambia tra la realtà nella palestra e comunque quello che è un reality show? Niente, perché appunto è un reality, quindi quello che vedete è esattamente quello che succede. Noi non cambiamo niente della nostra giornata, si aggiungono solo loro in un angolo a riprendere, quindi esattamente quello che vedete. Cioè, ma sei contenta adesso? Hai un pubblico però che ti conosce forse molto più su vasta scala, per molte ragazze, ragazzine, ragazzi sei diventata comunque un simbolo. Qual è, cioè, che cosa si prova a passare da comunque, sì, è vero, una campionessa, poi avere invece un pubblico totalmente diverso? Sì, sicuramente fa piacere vedere che hai tante persone che ti seguono, stimolante. La cosa più bella secondo me è che adesso ci sono i palazzetti pieni di persone, mentre prima se c'erano i parenti era tanto, quindi vedere la gara di Serie A che hanno fatto a Milano e c'erano 7.000 persone, insomma, è gratificante, quindi dà anche una motivazione in più per andare avanti. Quindi è importante, diciamo, che la televisione, i media comunque contribuiscono a lanciare questi sport che magari sono bellissimi, però in Italia un po' si vive di calcio e poi dopo non esiste niente, cioè sembra che non esista nient'altro. A voi sembra che vi abbia dato una mano in questo senso? Sì, sì, sicuramente, non solo per le gare così, ma sicuramente anche le piccole società hanno avuto dei grossi riscontri, perché comunque tante bambine poi si sono iscritte a... sono avvicinate, comunque appassionate a questo sport grazie anche al programma, quindi noi siamo felicissimi di aver fatto parte di questo e della nuove generazioni che verranno. Ultima cosa, poi ti lascio andare. Vogliamo lanciare un messaggio ai ragazzi che si vogliono avvicinare a questo sport, fatta da un ex atleta, oggi caporal maggiore addirittura, quindi. Sì, io dico sempre di seguire i propri sogni, di cercare di mettersi delle mini tappe per arrivarci e di non smettere mai di crederci, perché magari nel momento in cui sei in difficoltà pensi di mollare tutto, invece no, bisogna andare avanti e perseguirli. Ok, grazie.